a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mamma mi ha preso un pacco a sorpresa. Sì, è un pacco a sorpresa. Allora, arriva Carnevale. Sì. Giusto? Sì. Quindi bisogna vestirsi. Sì. Giusto? Sì. E bisogna avere la maschera. Sì. Che a Carnevale ci si maschera. Sì. E quindi qui c'è la tua maschera, è già aperta, quindi adesso come aprirai questo pezzetto? Ti spoilererai qual è la maschera che ti è arrivata. Allora aspetta, vediamo un po'. Vediamo se tutti indovinano che maschera è. Fai vedere solo un pezzetto. Indovinate che maschera è questa? Vi do un indizio, è un personaggio di The Amazing Spider-Man. E allora gli hai detto tutto? Vai, tirala fuori! È Pomni! Sarà una Pomni! E adesso però la dobbiamo provare e vedere se ci sta questa maschera. Sì. Perché... E sarò una Pomni! E sarai una Pomni, vai! Aprila! Aprila e proviamola, proviamola in diretta, guarda. Visto che io so tutte le battute, magari a memoria, e aggiungerei. Direi anche qualche battuta. Ok, adesso ho capito, questo è solo un sogno, perciò dovrei stare al gioco finché non mi sveglio, giusto? Giusto. Allora, mettiamo il guantino. Aiuto, forse è l'altra. Sì, credo sia l'altra. Però in realtà Pomni ha il guanto blu dall'altra parte. Vabbè, Momo, questa è una Pomni cinese, credo. Ma no. Allora, vediamo quanto ci sta piccolo o quanto ci sta grande questo vestito. Allora, il secondo guantino... Secondo me però era giusto dall'altra parte. Dici? Non lo so, se non riesco a metterlo neanche dall'altra parte, vabbè, diciamo... No, guarda che il pollice sta di qua, È chiaro che era di là. Ah, ok. Sì, cool. Amore, sì, sì. Vabbè, il guantino mi sembra che ti sta, no, però. Sei. Allora, vai, metti il guantino. Anche quello rosso. Anche il rosso. Per diventare una Pomni. Vai, sembri Sailor Moon, trasformazione. Sì, che poi Sailor Moon, make up. Hanno fatto Sailor Moon, mamma. Amica. Mamma, devo dire una cosa. Sì, scusa. Hanno fatto un sacco di versioni anime di The Amazing Metal Circus e c'era la intro che era versione Sailor Moon, che c'era Pony che si trasformava come Sailor Moon. È vero, chissà, diceva Melissa oggi, chissà che i giapponesi non decidano di farne veramente un anime. Sarebbe fighissimo. Melissa, il pollice dall'altra parte sta. Melissa! Ah, ok, ci sei riuscita. Brava. Non so cosa è successo a questo dito. Non lo so, si è allungato tutto d'un tratto. Ecco qua. Ok, passiamo ad un'altra parte. Quindi Le scarpe. Di già? Ah no, passa prima al vestito. Beh, a questo punto. Poi mettiamo okay, tutto. Ok, però non guardate. Non dovete guardare. Non dobbiamo guardare? Ah, io ho le calze. Ah, ma perché ti vuoi proprio vestire? Sì. Va bene, allora aspettate, ci vediamo fra poco. Ecco qua. Vai, tira di su, fatti vedere. È un pochettino grande, leggermente grande, forse... Sì, ci sta bene anche il prossimo anno, sicuramente. Però ci però sta, dai. Il prossimo anno mi vestirò da un altro personaggio se ci fanno un altro cosplay. Esatto. Perché credo che più avanti lo faranno. Ma adesso noi questo vestito lo sistemiamo, tipo ci mettiamo come? Magari lo stringiamo un paio ai lati, sì. E vedrai che ti sta ancora meglio. Vai, adesso possiamo adesso mettere gli altri accessori. Le scarpe. Che in realtà sono delle calzette. No? Delle calzette, sì. Abbiamo. Esatto. Però le scarpe normali no. Proprio queste che...
Vabbè, il cappello per fare proprio il tocco finale. Che anche i ciuffetti di pomni. Esatto. Ok, adesso ragazzi mi vedete trasformare in pony. Ragazzi, sto per mettere il cappello. Ok, ok. Ah! No, oddio, non riesco a metterlo. Ah! Ragazzi, ma dov'è finita Melissa? Ma... Oh, adesso ho capito, questo è tutto un sogno, quindi dovrei stare a gioco finché non mi sveglio, giusto? Melissa? Melissa? Chi è Melissa? Sei tu, Melissa? No, ti sbagli, io sono Pony. No, tu sei Melissa, io... Allora ti mostro. Cosa mi mostri? Sì, no, perché avrei mamma i peluche di Pony? Perché sei Melissa e quei peluche sono dei peluche, Melissa. Cioè, è normale, quelli te li ho comprati io, i peluche di The Amazing Digital Circus. No, io non ti conosco, non so neanche dove sono. Come non mi conosci? Sono tua madre. Mami, tu che, sei Meli. Che cos'è questo? Questo è Arti. È il tuo peluche? Io non lo conosco. Ma come no? È uno dei regali che hai ricevuto da Babbo Natale. Melissa, è quella Barbie. Chi è Barbie? Barbie, come chi è Barbie? Barbie, la conoscono tutti Barbie, non è... Cioè, scusa, ma dove credi di essere? Non ho capito bene. Non ti ricordi chi sei? Hai dei problemi di memoria? No, è soltanto che... Allora, scusa, se non sei Meli, chi sei? Pomni. Come Pomni? Ma no, ma Pomni, tu hai messo il vestito, perché io ti ho preso il vestito, hai messo il vestito per carnevale. No, hai capito male, questo è il mio corpo. No, amore, no, c'è un po' di confusione in testa questa bambina però, probabilmente... Non sono una bambina. E chi sei? Ho 25 anni. Come 25 anni? Scusa. Pure la patente. La patente? Ma com'è la patente? Ma, cioè, scusami, ma guarda che tu vai in terza elementare, Ma quando? Ma come ma quando? Io vado al lavoro. Al lavoro? Ma quale lavoro? Vado al circo. Al circo? Sì, lavoro al circo. E che fai? Il giullare. Davvero? Sì. Non mi vedi? Sì, ho capito, ti vedo, ma io ho capito, sì. Allora, io ti ho preso una maschera pensando a carnevale. Non è che ho pensato che... Cioè tu sei Melissa, hai 8 anni e vai a scuola. Non sei Pomni, non hai 25 anni e di certo non hai la patente. Quindi... Infatti guido male. Ho capito, quindi male sì, c'hai 8 anni. Ho fatto 20 incidenti mentre stavo per andare alla pasticceria. Ah, pensavo 20 in 25 anni, quindi invece 20 in 20 minuti l'hai fatti praticamente. Anche in 25 anni. Ah, ok. Allora, ascolta però, qui bisogna un attimino, io credo che forse, magari te lo levi un secondo questo vestito e torna tutto come prima? Non so come toglierlo. Come non sai come toglierlo? C'ha una cerniera dietro, te l'ho tirata su io e lo togliamo. Che dici? Ci proviamo? Ma non perché ti voglio cacciare Pomni, per carità, Però perché io ho invaso il corpo di qualcun altro? Avessi invaso il corpo di mia figlia e sai. E quindi tua figlia è nel mio corpo. No, sei tu che sei nel corpo di mia figlia, non cominciamo, cioè qua, mettiamo le cose ma, al posto loro. Io dico nel senso che io sono il corpo di tua figlia e tua figlia in questo momento sarà nel corpo mio. È probabile, magari se andiamo su YouTube la troviamo al tuo posto, che si chiede che cosa ci fa al circo. Allora, noi adesso proviamo, facciamo così, Pomni, non ti arrabbiare, però...
Cioè, tu mi stai simpatica, per carità. Forse sei anche il mio personaggio preferito. Però io rivorrei mia figlia. Intanto un panda. Sì. Cosa ci faccio con questi vestiti? Cosa? Cosa ti faccio con questi vestiti? Finalmente sono tornata in me. Ero nel campo di pomodori. Oh, Melissa, amore. Amore di mamma. Oh, mi ero spaventata. Ma levateli subito questi vestiti. No, levateli subito, per favore. Okay. Facciamo così. Però non... No. Anche perché, cioè, io una giullare in casa ce l'ho già, quindi non mi serve. Ehi! Un po' sì, eh. Rimetto il cappello. No, non te lo rimettere, ferma. No. L'incantesimo è svanito. Adesso sono soltanto con la maschera. Ah, ok, perfetto. Meno male. Tutto è tornato a posto. Resterà così per sempre. Oh mamma. Okay, va bene. Allora, forse preferivo Pomni. No. Cioè, adesso che ci penso, ora che ci panda, mi mancavano i panda. Ora che ci penso, preferivo Pomni, sì. Allora, ascoltami. Io direi che adesso, visto che sei tornata in te e c'è ancora la possibilità di farlo, potremmo salutare i nostri piccoli panda. Allora, prima di tutto chiedergli se si sono iscritti al canale. Si hanno attivato la campanella. Perché così almeno ogni video che facciamo loro riescono a trovarlo. E se gli fa piacere, scrivete Pomni nei commenti. Scrivete Pomni nei commenti, esatto. 1 e 2 a 50.000 iscritti. Faremo la nostra prima live. Esatto. E ci potete chiedere un sacco di cose. Yes. E noi vi risponderemo, così ci conosceremo meglio. E io sarò una Pomni. No, guarda, io questo vestito me se lo rimando indietro. No. Perché ci ha avuto un effetto un po' strano su di te, te lo dico. Perché, che è successo? Che poi te lo racconto dopo quello che è successo. Comunque preferisco rimandarlo indietro. Cosa? Va bene, quindi vi salutiamo. E ci vediamo al prossimo video, ciao! Dammi il cappello. No. Io sono Pogni, ho bisogno del cappello. No, basta, vai via, Pogni.